Chiedete giustizia in qualche Sì, modo. certamente voglio giustizia per mio figlio, che mio figlio era un ragazzo d'oro. Lo so che è stato un incidente, però non lo sappiamo. Voglio saperla, ma magari come è successo a mio figlio. Annunziata Cairo, madre di Roberto Morelli, insieme ad altri familiari della vittima, segue da vicino il processo per la morte sul lavoro del figlio 31enne, camionista, originario di Napoli, vittima di un incidente il 29 maggio 2017, travolto da una balla di plastica nel piazzale dell'azienda Metalferro di Castelnuovo Romano. Processo di primo grado alle battute finali, il cui iter ha subito un'accelerazione dopo l'intervento del ministro della Giustizia, Marta Cartabia. Il PM, Stefano Giovagnoni, ha chiesto condanne per complessivi 18 anni e l'avvocato di parte civile Giorgio Varano ha rincarato la dose parlando di comportamenti omissivi a carico degli imputati. Un fatto insomma, molto, molto brutto, anche finalizzato a nostro avviso a non fare le indagini sul luogo. Il giudice Giovanni Cirillo sentirà le difese nella prossima udienza del 13 giugno. L'avvocato Renzo Di Sabatino respinge gli addebiti. È una vicenda sicuramente dolorosa per quello che è successo, per le sofferenze della famiglia, ma anche una vicenda obiettivamente poco chiara, e che il processo non ha, a nostro avviso, sciolto il dubbio sulle reali dinamiche di questo sinistro, per cui ritengo che l'esito sia del tutto aperto. Sentenza di primo grado attesa per il mese prossimo o al più tardi per i primi di luglio.